Invece, oggi che la norma c'è, può capitare invece che te lo venga a dire uno sconosciuto, che ti venga a cercare sui social, e anche lì è un attimo trovarci, e non è che ti dice: guarda, voglio farti un favore, ho scoperto questa cosa e allora siccome ti voglio tanto bene, nonostante io non ti conosca, ho deciso di metterti in allarme. No, Ivan, cliccano e dicono: ascolta, parolaccia, ho visto il tuo video, ho visto la tua foto, dammene degli altri, li voglio anch'io, quanto Certo. vuoi per... E allora qual è la reazione della ragazza? 9 volte su 10 si arrabbia e lo tratta male, lo piglia male parole, gliene dice di tutti i colori. Non fatelo, non fatelo, fateveli amici, perché costoro sono i vostri agenti alla vana, sono i vostri insider. Noi, nemmeno noi, né l'Alessia Sorgato che fa l'avvocato, né l'Ivan Ferrero che fa lo psicologo, ma spesso nemmeno la polizia postale che fa le indagini riesce a entrare nel canale Telegram. Certo. Perché nel canale Telegram si entra su presentazione, devi esserci già dentro e invitare qualcuno. È un po' tipo catena di Sant'Antonio. Ma se questo soggetto ti dice: ho visto il tuo filmato, ne voglio un altro, tu gli devi dire: dov'è che l'hai visto? Aspetta un attimo, scusa, mi aiuti a capire? E magari ti fai mandare anche gli screenshot e gli screen video, perché è così che ti garantisci questo straccio di prova che è l'immagine. Perché se tu domani, forte del fatto che hai visto il video su YouTube e sai che c'è questa bella norma e sai che li arrestano e sai che finalmente puoi tutelarti, tu vai alla postale e dici: girano delle mie fotografie. La postale ti guarda e dice: dove? Ah, veramente? Non lo so, però me l'hanno detto. E poveraccia, la postale è fantastica, è veramente una sezione specializzata della polizia a cui presentare la candidatura per il Nobel per la pace Certo. quest'anno. Sì. Però non è che possa mettersi a setacciare tutta la rete alla ricerca della tua faccia o di altre parti del tuo corpo. Se tu invece vai lì già con 1, 2 o 3, meglio ancora, fotogrammi, partono già non da zero, ma da uno. Certo, meglio Però ancora se poi abbiamo anche, ad esempio, i nomi dei canali oppure dei gruppi Telegram, ma non solo, questo sicuramente. Quindi l'appello è, nel caso dovesse succedere una cosa di questo tipo, rimaniamo saldi, mille emozioni ci passeranno, le lasciamo passare, ma cerchiamo di porci in una maniera più strategica in modo da poter aiutare chi ci aiuta.